Buonasera a tutti. Oggi 29 aprile 2020, settima parte del ciclo di incontri dedicati a Roberto Gerhard, compositore spagnolo-inglese, nato nel 1896 e morto nel 1970. Iniziamo a parlare della Sinfonia numero 3, che fu commissionata dalla Fondazione Koussevitzky in memoria di Serge e Nathalie Koussevitzky, e la prima esecuzione si ebbe a Londra l'8 febbraio 1961 con la BBC Symphony Orchestra diretta da Rudolf Schwarz. Tale lavoro utilizza il nastro magnetico e qui apriamo una doverosa parentesi. Nel periodo 1949-50 a Colonia iniziò a muovere i primi passi quella che può essere considerata l'esperienza che più di tutti ha contribuito a definire il concetto di musica elettronica. Sotto la direzione di Herbert Eimert, 1897-1972, e di Karl-Heinz Stockhausen, 1928-2007, lo studio di musica elettronica della Westdeutsche Rundfunk, la VDR, di Colonia, divenne rapidamente un riferimento e un punto di incontro internazionale, che ospitò compositori come Ernst Krenek, austriaco e statunitense, Gheorghi Ligeti, ungherese, Franco Evangelisti, italiano, Cornelius Cardew, inglese, Maurizio Kagel, argentino, e Nam June Paik, Corea del Sud. Oltre a registratori a nastro, filtri e unità di riverbero, qui si impiegavano attrezzature molto innovative, come i generatori di suono dotati di onde sinusoidali, onde quadre e generatori di rumore. Stockhausen dichiarò che si giunse a questa musica quando, a partire dal 1950, si cominciò a mettere in discussione tutto ciò che costituiva la musica europea. Non solo il linguaggio musicale, la sua grammatica, i suoi vocaboli, ma anche il materiale sonoro finora usato, i suoni stessi, insomma. Quindi si voleva dire qualcosa di nuovo, però non bisognava ricorrere ai vecchi mezzi. E così lo stesso Stockhausen, tra il 1955 e 56, realizzò un brano, Gesang der Jünglinge, primo tentativo del compositore tedesco di operare su un materiale preesistente, in questo caso usando la voce di alcuni fanciulli incisa su nastro magnetico. Questa composizione esercitò un'enorme influenza sugli autori sperimentali del periodo e anche su quelli immediatamente successivi. Si crearono così, per esempio, Tema, omaggio a Joyce del 58 e Visage del 61 di Luciano Berio, Orient Occident 1960 di Yanis Xenakis, o Mescaline Mix 1960-62 e Bird of Paradise 1963 di Terry Riley e La fabbrica illuminata 1964 di Luigi Nono. Questo per fare alcuni esempi. Cos'era successo però? Che in Italia nel 1955 era stato fondato il centro di fonologia della RAI di Milano, soprattutto per opera di Bruno Maderna e di Luciano Berio, che collaborarono con i tecnici Alfredo Lietti e Marino Zuccheri. Successivamente nacque l'NPS, Nuove Proposte Sonore, fondato a Padova nel 1966 da Ennio Chiggio e Teresa Rampazzi. Il manifesto programmatico di Chiggio e Rampazzi presentava dichiarazioni
veramente rivoluzionarie, perché si arrivava a dire questo: lo strumento ha esaurito le sue possibilità, è stato violentato, distrutto. L'interprete non è più il portatore del messaggio irripetibile. L'ascolto del nastro ripetibile ad oltranza demistifica l'ascolto. I nuovi sistemi elettronici estendono spazio udibile aumentandone le dimensioni. Quindi un'affermazione veramente rivoluzionaria, però duro poco. I cerchi di ricerca fonologica, che nel frattempo stavano operando in Europa, e in quel periodo emergeva anche lo studio sperimentale della radio polacca, fondato nel 1957 a Varsavia da Józef Patowski e Krzysztof Penderecki, continuavano a intendere la musica elettronica e i mezzi per la sua produzione come un oggetto da laboratorio quasi totalmente distaccato dalla prassi esecutiva e rivolto esclusivamente a una prospettiva di ricerca e sperimentazione che si risolveva nell'incisione discografica fissata sul supporto. È in quest'ottica che lavorò anche Roberto Gerhardt, e la prova più evidente è la sua sinfonia numero 3, chiamata Collage. Poi c'è da dire che Gerhardt utilizzò in questo suo nuovo lavoro una idea, possiamo dire leggermente romantica, per fare una musica che va da tutt'altra direzione, no? In quanto lui disse che l'ispirazione gli venne mentre era in viaggio verso la costa irlandese, proveniva dall'America lui, quando improvvisamente gli apparve il sole tra le nuvole e quindi tutti i suoi raggi lo colpirono ed ebbe una sensazione fortissima, come di un suono clamoroso. Ecco, Collage in qualche modo vuole poi relazionarsi al Salmo 13, nel cui verso 3 si dice: dal sorgere del sole al tramonto della stessa primavera sia lodato il nome del Signore. Quindi Gerhardt concepisce l'idea di un lavoro che potrebbe essere una sequenza di laude o preghiere corrispondenti alle fasi del giorno e ai colori dello spettro. Quindi abbiamo 7 sezioni continue, contrastanti fra di loro. E appunto il sottotitolo Collage si riferisce al ruolo di primo piano del nastro magnetico che suona accanto ai suoni dell'orchestra. Quindi qui noi abbiamo un utilizzo misto, che in qualche modo divenne poi quello più accettato dagli avanguardisti del periodo. Allora, la fantastica visione di Gerhardt per quanto riguarda l'idea della composizione si avverò quindi nei seguenti movimenti, che sarebbe meglio dire sezioni. Il primo, allegro moderato. Il secondo, lento. Terzo, allegro con brio. Quarto, moderato. Quinto, vivace. Sesto, allegretto. Settimo, calmo. L'organico orchestrale prevede 2 flauti, poi abbiamo l'ottavino, 3 oboi, e il terzo si alterna col corno inglese, 3 clarinetti in la, il terzo si alterna col clarinetto basso, col clarinetto piccolo, 2 fagotti, il controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 2 tromboni, un trombone basso, il basso tuba, timpani, arpa, pianoforte, nastro magnetico, archi e un'enorme sezione di percussioni per un totale di 5 esecutori. E infatti il primo esecutore di percussione deve suonare il grande piatto sospeso, 3 tom-tom cinesi, grande, medio, piccolo, un grande piatto antico,
le maracas, tamburo, i woodblocks, i blocchi di legno, grandi e piccolo, mentre il secondo esecutore deve usare la gran cassa e il tantan. Il terzo, la xilomarimba, il glockenspiel. Il quarto, il vibrafono. E il quinto, la marimba. E passiamo adesso al primo movimento, allegro moderato, che descrive l'immagine del sollevante con l'uso subito di tre trombe all'unisono. Poi entra il nastro magnetico, una serie di accordi costituiti da singole note diffuse in tutta la grande orchestra, crea una sensazione di aspettativa e apre ampi panorami. Con un crescendo si tocca il fortissimo e poi c'è un accordo dissonante isolato. Frammenti sonori di flauti, fagotti, note lunghe di archi e quindi si passa alla sezione successiva. Il tutto 1 minuto e 53 secondi. Ascoltiamo allora questo inizio della sinfonia numero 3 di Gerhard. Il secondo movimento, lento, inizia con un forte accordo nei bassi del pianoforte, un fortissimo guizzo di violino e il nastro magnetico simile all'effetto del vento. Tutto ciò suggerisce un atterraggio di un jet, anche se non alla lettera, come avvenne nella conclusione della Sinfonia numero 2 del 1960 del britannico Ian Parrott, che ebbe una vita abbastanza lunga, nacque nel 1916 e morì quasi 96 anni nel 2012. Una sinfonia anch'essa ispirata a un viaggio in aereo. Secondo Gerhard, questa sezione rappresenta anche il mondo della vita vegetale in tutta la sua varietà. Non faccio commenti. Si crea quindi una figura ostinata su marimba, xilomarimba, pianoforte e scordatura del timpano. La partitura diventa quasi weberniana. Un ostinato di marimba conduce direttamente alla sezione successiva. Durata come nella prima sezione, 1 minuto 52 secondi. Ascoltiamo questa seconda sezione. Thank you.
La terza sezione, Allegro con brio, è la sezione più estesa della sinfonia, 4 minuti e 30 secondi. Rappresenta il mondo dell'uomo con la sua disperazione, la sua rabbia, la sua pietà, la sua sconfitta. La natura della musica è violenta e irrequieta, con passaggi armonici che si infrangono sui timpani, glockenspiel, pianoforte e pizzicati furiosi degli archi. Una parte più tranquilla richiama l'atmosfera dell'apertura della sinfonia, ma viene presto interrotta e ne consegue una nuova crescita di tensione. Notevole l'uso dei corni e poi dei tromboni. Successivamente, un passaggio segnato stabilmente avvia una sequenza meccanizzata di archi pizzicati, poi staccato di legni e poi ottoni e percussioni e pianoforte che si esibiscono in una grottesca processione. Dopo un'altra pausa e un'ulteriore sequenza simile a una macchina, con il sostegno del nastro magnetico, un ultimo crescendo porta alla prossima sezione. Ascoltiamo allora questa sezione numero 3. Facciamo un piccolo taglio, sentiamo la parte finale. Siamo alla quarta sezione, moderato, 3 minuti e 27 secondi. In questa sezione non si usa il nastro magnetico. Per Gerhardt essa ha lo scopo di immaginare ciò che accade nella mente di qualcuno che ha perso conoscenza.
A partire da un forte cluster del pianoforte, la sezione consiste in una serie di accordi delicati costruiti da note ampiamente distanziate in tutta la tavolozza orchestrale. Basandosi sulla Klangfarben Melodie di Schönberg, melodia trascolorata di timbri, che mise a punto in uno dei cinque pezzi per orchestra opera 16 del 1909. Il tema qui è condiviso all'infinito fra diversi strumenti, producendo una serie di colori che cambiano in qualche modo, in modo veloce, rapido, e portano a un'atmosfera ipnotica e suggestiva. Ascoltiamo allora questa quarta sezione. Più che moderato, io direi che questo è un largo. Comunque, Gerhard ha scritto così. Andiamo avanti. Adesso c'è la quinta sezione, vivace, 2 minuti e 35 secondi. Parte subito il nastro magnetico, poi il pianoforte. Alla base di questa sezione sembra ci fosse il ricordo di un ritmo di danza spagnolo. Il nastro ha un ampio uso qui, ma anche vari strumenti a percussione. Il clarinetto poi dà a tratti un tono più spiritato. Gerhard disse a proposito di ciò che questa sezione simboleggia una specie di atto a divenire. E questo forse si riferisce al suo trasferimento in Inghilterra, che era avvenuto sotto forma di un esilio.
È comunque l'uso di un ritmo libero iberico in un'opera così astratta sorprende moltissimo. Alla fine, comunque, ritorna un brevissimo passaggio del nastro magnetico con suoni che sembrano imitare qualcosa che gira a rotazione. Ascoltiamo questa quinta sezione. Ecco il ritmo spagnoleggiante. Ta 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 ta. Clarinetto spiritato. Ed ora la sesta sezione, Allegretto. Ricorda un po' la musica e gli eventi della seconda sezione, Lento. Gerard qui immaginava che si accendessero le luci di una città in lontananza e c'è come una specie di sentimento di disgregazione in questa musica. Al suo centro c'è una sorta di cadenza per nastro magnetico che dura 37 secondi. A poco entrano alcuni strumenti dell'orchestra che suonano tutti in modo frammentario, finché si giunge alla conclusione della sezione con un ostinato dei bassi. Durata 2 minuti e 33 secondi. Ascoltiamola.
tra poco arriva la parte per solo nastro magnetico. Qui formidabile senso di disgregazione proprio realizzato da una sequenza di suoni, potremmo dire quasi un suono per ogni strumento. Ed ora eccoci al settimo e ultimo movimento, sezione, un calmo 3 minuti e 10. Quest'ultima sezione per Gerhard vuole trasmettere una certa immobilità nel cuore della notte. Domina qui la presenza di unisoni, specie tra gli archi. Lo stato oggettivo di gran parte del lavoro diventa ora qualcosa di più soggettivo. Poco prima della metà della sezione risuona per 3 volte un rapido crescendo con la stessa formula accordale. Poi ancora unisoni. La fase finale vede una concentrazione di strumenti che si attua insieme a un grande crescendo, formato da un mega accordo dissonante che manifesta tutto il suo carattere minaccioso e fa terminare la sinfonia come se si fosse alle soglie di un abisso. Allora ascoltiamo quest'ultima sezione della sinfonia numero 3. Ancora questi unisoni.
un finale veramente inquietante. Comunque, Collage, questo lavoro, rimase poi una cosa isolata nel catalogo di Roberto Gerhardt, poiché, come abbiamo detto, è musica strumentale con la incorporazione di nastro magnetico. Ci sono solo 3 esecuzioni di registrazioni di questo lavoro. La prima venne effettuata da Frederick Prausnitz, un direttore vissuto tra il 1920 e il 2004, incisa su un LP, ritirato ormai da lungo tempo, dalla ASD. L'aveva diretta con la BBC Symphony Orchestra. Poi è apparsa quella dell'Audiovisis Valois Montagne del 1993 con l'Orchestra Sinfonica di Tenerife, diretta da Victor Pablo Pérez. Quindi nel 97 quella della Chandos con l'Orchestra Sinfonica della BBC, diretta da Matthias Bamert. E siamo giunti quasi alla parte finale del nostro incontro. Devo fare però un piccolo passo indietro al 1957, l'anno in cui Roberto Gerhardt scrisse La fantasia per chitarra, un lavoro breve, poco più di 4 minuti, ma molto interessante, che poi inserì più tardi, nel 62, nei Cantares per voce e chitarra. Ma ascoltiamo questa fantasia per chitarra.
Mi piace molto questa alternanza di situazioni tecniche ed espressive. Ma adesso concludiamo con uno dei cantares per voce in cui Gerhardt torna proprio al folklore iberico. Cioè qui non c'è più nessuna ombra di serialità. Il brano si intitola El Toro. E con oggi ho finito. La prossima volta ci saranno due brani molto importanti: il concerto per orchestra e la cantata oratorio intitolata La peste, su un testo di Albert Camus. A presto, arrivederci.